Allora, adesso faremo un po' un giro con tutti, perché qui abbiamo, secondo me, persone che con questi sistemi lavorano, no? Quindi è un punto di vista forse meno romantico di quello di Fini, che parla con il cuore, no? Invece poi c'è quello che è successo nel tennis, dove... Quante sono, Carlo, scusami, le telecamere dell'occhio di falco? Sono 10 attualmente. 10 telecamere. E nel rugby? Ci sono altrettanti arbitri, ci sono 10 arbitri, ci sono i linesmen, i giudici di linea, e purtroppo c'è l'arbitro impiegato, come diceva Massimo poco fa, quindi lì è veramente... Ma correggimi se sbaglio, la macchina vince sull'arbitro, no? Sì, assolutamente. Tengo conto che viene applicata soltanto sui campi, diciamo, veloci, chiaramente. Non sulla terra rossa, anche se anche sui campi in cemento e campi in erba, diciamo, anche in quel caso noi abbiamo la pallina che lascia un po' l'ombra dopo che ha toccato il terreno, quindi diciamo che ci sono moltissimi aiuti che vengono forniti all'arbitro impiegato. Mi piaceva molto questa osservazione di Massimo. Va bene, e adesso io farei prima che ci sono due miei colleghi, cioè due partecipanti al dibattito, cioè Filippo Grassia e Carlo Damasco, che hanno portato dei materiali video con cui ci spiegano meglio questa rivoluzione che sta avvenendo nei vari sport. Però prima chiederei velocemente a tutti i partecipanti alla tavola rotonda se il VAR ha cambiato in qualche modo il vostro modo di vedere il calcio. Buon pomeriggio a tutti. Ma allora, inizialmente io ero scettica, perché piace anche a me la parte romantica dello sport, non solo del calcio, e penso che spesso e volentieri le decisioni arbitrali sono stati alibi per allenatori, giocatori e giocatrici nell'analizzare poi le proprie prestazioni. Poi devo dire che, analizzando un pochino più a fondo quello che sta succedendo, penso che innanzitutto, grazie al VAR, sono drasticamente calate le proteste, che sono un ambito, secondo me, che nulla hanno a che vedere con lo sport, e quindi sembra così, ma il VAR le ha fatte diminuire e si evince su tutti i campi. Non sono sparite, ma sono sicuramente diminuite. Il VAR ha portato a chi gioca a rispettare la distanza delle barriere, a comunque ad accettare le decisioni arbitrali con una accettazione più ampia rispetto a prima. Insomma, questi due esempi fanno dal mio modesto punto di vista capire che degli effetti positivi ce ne sono stati, ed è vero che la parte emozionale viene sospesa in alcuni momenti, però ritengo anche che questo aspetto possa tranquillamente essere superabile, perché come in tutte le novità bisogna fare un bilancio tra aspetti positivi e aspetti negativi, e penso che per il senso di giustizia, che invece secondo me nello sport deve esistere, penso che appunto il bilancio sia complessivamente positivo. Grazie. Passiamo a un allenatore. Vittorio Cincotta, allenatore della Giardinia. Sì, buongiorno a tutti. Nel mio nostro caso specifico, il VAR l'abbiamo provato con il mondiale femminile, che ha avuto un grande successo, quindi un evento ampiamente seguito. Però è successo qualcosa. Pensavamo noi con la Fiorentina di avere il VAR poi in Champions League, perché abbiamo giocato la Champions League poche settimane fa. Invece poi la decisione a tanto livello di organismi internazionali è stata quella di non continuare l'esperimento VAR anche nel calcio femminile. Questo perché? Semplicemente perché durante il mondiale alcune partite erano diventate degli spezzatini un po' troppo lunghi da digerire per tutti, per i giocatori, per gli arbitri, per i tifosi.
quindi si è deciso di posticipare il rientro del VAR nel calcio femminile in una tempistica ancora da definire, per cui è qualcosa che da una parte porta una grande innovazione, però io dico sempre questo: ci sono due anime dello sport, da una parte è un'industria perché è un business, ma dall'altra c'è tutta la parte legata ai valori, e uno dei valori più importanti che cerco sempre di trasmettere alle mie calciatrici è quello di accettare l'errore e di non mortificare nessuno. Nell'accettare l'errore, fino ad oggi, non avendo il VAR, accettiamo l'errore del compagno o della compagna, nel nostro caso, l'errore del tecnico e dello staff, e dobbiamo saper accettare anche l'errore dell'arbitro. Dispiace quando si perde per un errore arbitrale, qualche volta vinci per un errore arbitrale, ma in questo momento, nel calcio femminile, queste sono le regole del gioco e dobbiamo essere capaci di accettarle con stile, portando in campo la classe e fuori lo stile, nel non esagerare con le proteste quando qualcosa nelle scelte arbitrali non ha funzionato. Grazie, si può passare un parere anche a Carlo, come la tecnologia ha cambiato e migliorato il tennis, no? Sì, no, sicuramente come nelle altre discipline sportive era giusto insomma che subentrasse anche nel tennis la tecnologia. Tutto questo è capitato circa un decennio fa, quando dopo che in alcune partite c'erano state delle chiamate arbitrali che avevano condizionato non l'esito di una partita, ma chiaramente l'esito di un intero torneo. E quindi sicuramente oggi vediamo situazioni di gioco nelle quali riusciamo ad andare a identificare quello che è il reale punto di impatto della pallina. Ci sono alcuni giocatori che vengono considerati un po' i nemici giurati del VAR, tipo Federer, che non riesce a un rapporto molto difficile con il challenger, però diciamo che tutto sommato tutti i giocatori ormai si sono abituati a questo e la cosa funziona certamente. Ora stanno facendo gli esperimenti anche sulla terra battuta, con la tecnologia, quindi tra un po' la vedremo anche sulla terra. Grazie. Prima di dare la parola ai due tecnici, vorrei fare una domanda a Massimo Fini, e cioè tu nel tuo libro identifichi anche un punto di passaggio delicato per il calcio quando Berlusconi acquistò Lentini, cioè che cosa succede, che cosa successe? Cioè, Lentini era il miglior giocatore del Torino, veniva dalle giovanili, era una grande speranza del Toro. Berlusconi fece delle proposte molto elevate, il ragazzo rispose, quello è ciò che è ufficiale, rispose che il denaro non è tutto, che lui era di Torino, aveva vissuto nella squadra del Toro e che quindi non si sentiva di lasciare, c'è appunto un ringrazio molto alto, eccetera. Solo che Berlusconi alzò l'offerta a 64 miliardi di allora. Ora le gambe di Lentini non valevano né 64 miliardi né 30 miliardi. Ma qual è stato l'insegnamento dato al vasto mondo giovanile che gira intorno al calcio? Che teniamo un po' tutto. Ecco, a me questo mi sembra un grande insegnamento, anzi mi sembra un insegnamento mortale. Poi voglio dire anche un'altra cosa, l'ha detto lui, prevale la tecnica sull'uomo, no? Nel calcio, col VAR e tutto quanto. Ma questo è ciò che succede nella società, il mio libro non è, parla di calcio, ma non è sul calcio, è sul cambiamento del settato che è sul calcio. La tecnica ci domina completamente. Noi siamo diventati degli strumenti della tecnica. Infine, mi fermo, il gol di Maradona di mano, secondo me, è pura poesia. Allora, io però... Devo dire anche che prima, dopo quel gol, scattò qua un leggero, un ribaltone, l'ultima, insomma, gli scattò e andava a vedere. No, però volevo spiegare
Perché qual è il collegamento con l'Entine? Cioè questo. Il calcio, nel calcio c'è sempre stata la sudditanza degli arbitri a determinate squadre. Tu sei un tifoso del Toro, quindi forse ne puoi parlare con più memoria storica di tanti altri. Io dico che provocatoriamente il VAR introduce anche un meccanismo per cui se il gol della Juventus non è gol, non è gol. No? Quindi da questo punto di vista io non riesco, pur riconoscendo il fatto che le partite non sono più come una volta, possono durare 102 minuti e diciamo si perde un po' l'emozione dell'attimo, eccetera. Però si torna al discorso della giustizia, no? Cioè un gol, cioè anche le squadre più potenti, e quindi anche le squadre più potenti economicamente, di fronte alla macchina sono uguali a quel piccolo, oppure no? Ma guarda, la potenza delle squadre oggi si gioca in campo economico, e cioè c'era una bellissima squadra l'anno scorso che era l'Ajax di questi ragazzi, gli hanno tolto i due giocatori migliori dell'Inter, la Juve, e De Jong di Barcellona. Cioè, è diventata una cosa talmente economica che vincono, a livello europeo soprattutto, sempre le stesse squadre. L'ultima squadra non titolata, non cosa, eccetera, è la Stella Rossa di Belgrado, che vinse la prima Coppa, la Coppa dei Campioni, allora si chiamava ancora così, perché non c'era la storia di gironi, che anche se è fatta per motivi economici, perché se tu giochi in una partita una all'andata e una ritorno, quando è fuori anche la grande squadra. Comunque, prima dell'introduzione delle nuove regole, è stata la Stella Rossa di Belgrado, che non potrà mai più vincere una, perché non c'è denaro sufficiente. Allora, se è tutta una storia di denaro, allora preferisco giocare in borsa. Ok, grazie. Grazie alla risposta. C'era Filippo Grassia che voleva intervenire. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori per avermi invitato. Sono alcune affermazioni difficili che non mi trovo pienamente d'accordo. Innanzitutto i denari sono fondamentali, cioè chiaramente dicono i club che hanno un fatturato importante, però se fosse solo una questione di mero denaro, negli ultimi anni la Champions League sarebbe stata il territorio di caccia di Paris Saint Germain e Manchester City, che invece non l'hanno mai vinta. Cioè sono i due club che vantano i maggiori fatturati in assoluto. Su Lentini potrei dire una frase, perché ne sono stato in parte protagonista, perché in un'occasione con i Berti, con cui avevo un buon rapporto, allora il capo dello scuola della stampa, mi disse: cosa faccio, Lentini infortunato, gli faccio un regalo, eccetera, eccetera. Gli disse: Gian Piero, lascia perdere, cioè Milan, ma l'acquisto di Lentini da parte del Milan è dovuto anche a tutto un problema politico intersocialista tra Berlusconi e Borsano. Per cui anche l'entità della cifra di Lentini, diciamo, si annebbia i meandri. Allora viene il mio capuccio. I meandri diversi, sì. Poi volevo dire, il VAR, no? Quindi vado al di là, diciamo, di quello che poteva essere il mio intervento tecnico vecchio. Cioè il VAR è la più grande arma nei confronti di coloro che vogliono mettere le mani sul pallone. Cioè il VAR è uno strumento antitotalitario. Se ci fosse stato il VAR, l'Italia probabilmente non avrebbe vinto il mondiale del 1934 sotto il fascismo, l'Argentina non avrebbe vinto il mondiale del 1978 con Videla, e probabilmente sarebbero andate in altro modo anche alcune competizioni delle Olimpiadi di Berlino del 1936, se ci fosse stato appunto un controllo tecnologico. Quindi il VAR, nonostante la sua alchimia tecnica portata all'eccesso, fondamentalmente è poi uno strumento proletario. E la Juventus ha avuto parecchi problemi da quando c'è il VAR. E direi che da quando c'è la tecnologia, lo sport in genere, il calcio in particolare, forse in meno metamorfosi della vita, come diceva Sandra.
Dicevo, il calcio è la metamorfosi della vita, e che in questa maniera forse è un pochino più giusta. Aveva forse ragione Cruyff, il quale disse due cose che possono apparire banali: il calcio di quello che riceve il pallone lo passa, che può essere una banalità, poi dipende da quanto tempo ci metti, ma poi disse un'altra cosa, che il calcio è abbandono e regola. E credo che in queste due affermazioni ci sia tanto altro. D'accordo invece con Fini, ma questo poi è un concetto che si adegua su tutto, che il controllo assoluto della vita, quindi anche dello sport, poi può anche essere la fine della libertà. Poi se vogliamo ci addentriamo. Sì, però io penso che con questo strumento certi dittatori non sarebbero stati in grado di usare lo sport così come è successo. Grazie. Quello del controllo della vita e degli ospedali è un magro dibattito che attraversa le nostre democrazie. Tu scusa, credi che Instagram sarebbe stato di controllare i controllori del bar? Lo allora, facciamo un break sul calcio, così ci... Se, ascoltiamo Carlo Damasco, che come vi ho detto è Television Match Officer di Milano, è stato giocatore, è stato arbitro, quindi ci racconta un po' che succede in un grandissimo sport come il rugby. Tato, buonasera anche da parte mia, grazie per l'invito. Nulla, noi, come forse ben sapete, il rugby, il supporto tecnologico arriva da tanti, tanti anni fa. Quindi noi siamo stati sempre aperti al mezzo tecnologico. Tant'è, non so se siete al corrente di questo, se andate a vedere una partita di rugby, potete acquistare tranquillamente con un costo di 5 euro una radiolina fuori allo stadio e ascoltate tutta la comunicazione che hanno gli arbitri in campo, in modo integrale. Anche quando viene interpellato l'arbitro video. Quindi avete il tifoso, immaginatevi il calcio, il tifoso con la sciarpa, col fumogeno, con la radiolina, riesce ad ascoltare tutto quello che si dice l'arbitro, con l'arbitro video, da noi si chiama TMO, quindi il calcio si chiama VAR. Quindi l'arbitro nel rugby è parte integrante della partita, a 360 gradi. Tant'è vero che dopo la partita gli arbitri con le due delegazioni, con le due team, si uniscono e si fa un banchetto, il famoso terzo tempo, tutti assieme. È un approccio diverso sicuramente, senza alcun dubbio, sono aspetti culturali completamente diversi. Ma credo che il mezzo tecnologico è estremamente importante. Quando ci sono degli interessi è inevitabile che una decisione può far oscillare fiocciolo di soldi. E, capisco lo sport, però più si va avanti, l'interesse aumenta, no? È giusto che la decisione si avvicina quanto più possibile a quello che ritiene. Grazie. Filippo, ci vuoi mostrare qualcosa tu? Sì. Poi torniamo. No, tra l'altro devi sapere, Damasco, io spesso e volentieri nelle mie trasmissioni faccio riferimento a rugby, perché se non è una quindicina di anni fa c'è stata la finale di Coppa del Mondo che fu decisa dopo 2-3 minuti proprio dal TMO, no? Sicuramente, su questo io anche nel 2007 che ero lì per una decisione presa nel box, insomma nel box ero io, è passato la effigie. Cioè tu stavi dentro il box? Sì. Se il pallone è toccato terra, no, abbiamo una persona quindi ho avuto la fortuna un po' nel mio caso di sperimentare un po' da arbitro, poi ho finito la mia carriera arbitrale, TMO, adesso quello dello sviluppo, quindi ho visto tante metamorfosi. E quindi comunque tu lo ritieni positivo? Ma l'introduzione della tecnologia? Ripeto, sicuramente, ovvio che nel rugby è uno sport di contatto e quindi oltre il gol o la meta, quindi noi verifichiamo anche altri aspetti, un gesto scorretto, un attaccio non conforme, ci sono tanti aspetti. E visto che ci sono che tanti anni che hanno introdotto la tecnologia, qual è la reazione che hanno avuto i tifosi? Non dico tanto in Italia quanto assolutamente. Diciamo che abbiamo poi coinvolto anche, tra virgolette, supporter dei tifosi, no?
cercando di capire qual è la soluzione migliore. Tant'è il protocollo vecchio, perché il problema non è la decisione, il problema è il processo. Beh, poi arriva la decisione che è diverso. Nel rugby anni fa si decideva solo se era metodo o meno. Oggi l'arbitro video entra a 360 gradi su qualsiasi cosa, che sia un fuorigioco, che sia uno sgambetto, che sia un pataggio pericoloso, che sia una meta. Ecco che si è aperta poi di più. Si è partito solo con la meta, adesso, dopo c'è un video, c'è il dialogo aperto, dove la cosa di grandezza è che tutti possono ascoltare. Io non so, forse e anche vedere, ci fu nel famoso placcaggio alto di Nuova Zelanda. Sì, sì. Io non so se nel calcio, forse si riesce ad ascoltare la comunicazione tra altri. Dopo c'è l'esempio dove si sente chiaramente cosa si dice l'altro video e il pubblico ascolta tutto. Sono cercando, non succede, no? Che secondo me sarebbe opportuno almeno introdurre nel calcio. Noi non possiamo sentire cosa dicono chiaramente, però almeno sapere se in quel momento è in corso, per esempio, il silent check, perché oggi nel calcio succede che ci fermiamo tutti, oppure continuano a giocare, ma l'arbitro è in contatto con la regia per un silent check. Quello il pubblico non lo sa, invece dovrebbe essere informato su quello, tipo per esempio anche in televisione con un ricordo allo stadio con una segnalazione, giusto? Volevo solo dire che il rugby, che pure sembra uno sport ancorato a certe tradizioni, è molto più avanti del calcio delle regole. Ad esempio, se uno si fa male, il gioco non si ferma, entrano addirittura i sanitari in campo. E molte volte nel calcio c'è polemica quando l'arbitro fischia la fine, cioè, nel rugby se l'azione non finisce, si va avanti. Cioè, io di questo ne ho parlato con Infantino, per esempio anche il centro di rigore, battiamoli come alla fine delle partite, no? In modo che non c'è il caos di quello che entra, che non entra, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, secondo me c'è bisogno di maggiore semplicità. E il rugby è più avanti del calcio. Siamo partiti prima, è chiaro che è un processo che è partito anni fa, e quindi forse proprio per esperienza, quindi abbiamo avuto la possibilità di modificare certi aspetti e definire il processo di comunicazione tra arbitro e giudice di linea. Nelle due situazioni che ho portato, sono due situazioni del mondiale che si sta giocando adesso, in Giappone, dove si può ascoltare la comunicazione integrale. Quindi possiamo vedere come. Allora io faccio. Da qui si vedrà che in alcuni casi effettivamente l'arbitro è impiegato, in altri casi invece che l'arbitro rimane sempre il referee principal, e in altri casi invece che l'arbitro interpreta il VAR come se fosse la sua variante. E quindi credo che ci sarà un po'. Allora, il primo episodio riguarda il primo intervento del VAR nella prima giornata di due campionati in zona. Aspetta, Forzi, un commento che parla per Gambita. Qui c'è uno sgambetto di Alessandro sul gioco, sfugge all'arbitro, che è una rischia. Se lo vediamo a Valeria, è talmente lampante, qui come vedete l'arbitro aveva la visuale non perfetta, che Allegri, prima che si sia fatto, aveva detto questo è stato il primo episodio. Sì, poi io non l'ho messo, ma anche il secondo episodio, anche negli altri due episodi la Juve fu, diciamo, danneggiata. Nel primo caso per un rigore dato a Genoa, che c'era, solo che quello del Genoa era il fuorigioco, cosa che devo dire a noi, era la pazza subito, e l'altro un gol annullato con l'Atalanta per una comitata di Manfred, che c'è un giocatore della gol della Juventus. Questo è un episodio invece emblematico, perché ancora non si era capito come si dovevano comportare gli assistenti. Vedrete che c'è Berenguer in posizione regolare, il quale segna con un colpo di testa dalla partita Udinese Torino. L'assistente alza la bandierina, l'arbitro, che è Valeri, fischia. Il gol sarebbe buonissimo, lui non annulla e il VAR non può intervenire perché l'azione è stata interrotta prima del pallone. Roberto Saviano. Is a great touch from here to get away from Berardi.
E secondo me è bellissimo, sarebbe bellissimo invece se il mondo del calcio fosse più credibile, più trasparente nel momento in cui fa ascoltare, fa vedere le immagini in diretta. Questo Fiorentina Spal è un caso particolare perché l'arbitro, che è questo di Genoa, esponde più un giocatore della Spal, poi sbaglia, invece lo ricambia, cioè lo pacca, che quello lì ha preso il pallone e poi dal posto passa al riguardo. And now they're also down to 10 men. Si mette le mani sui pochi. Showing his marching orders. Rash challenge. Sliding in. Running corner. Milenkovic. Star players having plenty to say to Gensini. Pezzella fa un po' di. And Gabbardo with slight elation. Herman Pezzella. Who's still down. Riding in the lane. Ciao, Gesù. Il rosso di torna giallo. Vedete come anticipa direttamente il giocatore, però la munizione c'è stata perché solamente dice che tu puoi anticipare l'avversario, però poi lo puoi toccare marginalmente, lui non lo tocca marginalmente, quindi essendo un gesto imprudente ma non violento, viene ammonito. Qui siamo ad uno Spal Sassuolo e qui c'è un fuorigioco molto particolare, è stato un curato dall'assistenza. Semplice talking to the fourth official, pretending getting involved. Let's have a look. If you can see, the damage to the squad, just in solo, just in solo. E quindi, anche qui il VAR ha fatto chiarezza. Qui invece c'è un Juventus Cagliari, l'arbitro è Massa, c'è un contatto di braccio del giocatore del Cagliari che sembra però Mariani was well positioned. Rigore non viene dato. Rigore non viene concesso. Perché oggi ci sono partite che durano dai 10 ai 15 minuti, ci sono partite che durano 48 minuti, e secondo me, quando c'è un salio di gioco, bisognerebbe fermare il gioco, altrimenti arriveremo all'episodio questo possiamo andare avanti perché era abbastanza evidente. L'assistente richiede che il pallone fosse in giocatore e invece si vede che è una posizione corretta. Qui sta tornando l'assistente, il quale ha alzato la mano solo la posizione, però ha sbagliato. Andiamo avanti per non farla lunga. Qui siamo alla partita Chievo-Bologna, c'è una rete di Santander prima annullata e poi concessa, poi concessa da Orsato che è al. Non riesco a farlo andare. Belgium is 21 years of age, playing da Berlino. Bologna Santander is going to be able to score. It's a good decision from the linesman, a good yard or so offside, but an example there of the poor defending. Okay. Questo è un Roma-Inter 2-2.
poi c'è stato il presidente che invece parla di sviste con il tempo, che Rocchi, che tra l'altro ha indicato benissimo in seguire, non meno lo scambio di Lamborghese e Gagnolo, e sarà sicuro della piazza. Infatti poi c'è un altro sono grazie al riposo per due settimane. C'era un Roma Milan che vediamo se episodio ce ne sono stati parecchi da questo tipo nella passata stagione. Vedete che è una sfilata di Ola Rosso, un giocatore mi pare se sai il chiuso, guardate, l'arbitro Maresca e Ola Rosso viene saltato. Qui ce ne sono stati tre l'anno scorso, un altro che ha riguardato la Roma, Florenzi su Pante da l'ultimo minuto, mancava anche il collega l'anno scorso alla Algeria, che avevano due minuti di recupero, poi un altro, in Udinese Inter, una spinta di Peresic, c'è un giocatore dell'Udinese di Laria, e devo dire che quando ha avuto la possibilità di intervistare Orsato, che io ritengo il migliore degli arbitri italiani, con un po' di decisionismo ci vuole, gli ho detto, ma in questi tre casi lui è stato molto chiaro, molto trasparente, dice qui non è un problema di VAR, è un problema nostro, tutti quei tre episodi sarebbero stati da punire e pulire, abbiamo sbagliato noi, questo ha detto Orsato, il quale tra l'altro ha detto una cosa molto simpatica, non so se se la sia lasciata sfuggire, lui ancora due anni di attività, gli ho detto tu poi che cosa vuoi fare, vuoi, ti piacerebbe continuare l'attività al VAR, lui mi ha detto no, vorrei fare l'allenatore. Quindi può darsi che dopo Rezzoli ci sia Orsato e forse Orsato, a mio parere, si dimostrerà più allenatore di Rezzoli. Questo è il caso più eclatante nella storia del VAR, almeno in Italia. Chiesa, in fondo, viene scambiettato da Felipe. L'arbitro ha detto che uno dei suoi scatti in circolazione non si può mettere. L'azione prosegue. L'azione prosegue e finirà con il gol della squadra, lo segna Balotti. E sarebbe stato il 2-1 per la spalla, perché il punteggio che vedete in alto è il 1-1. Guardate quanto tempo è passato dallo scambetto di Felipe su Chiesa, che l'arbitro non ha finito, è il primo gol, quindi qui in questo momento è 2-1 per la spalla. E questo è uno dei casi che Massimo Fini sottolinea nel suo video, che è da 1 a 2 a 3, vedete anche qui c'è Spal 2, Fiorentina 1, manco per niente, e poi viene dato il rigore alla Fiorentina, lo segno delle punte, dal 2 a 1 per la spalla si passa al 1 a 2. Questo mi permette di dire una cosa, che la tecnologia è uno strumento straordinario e ribadisco che quando hanno in mano gli arbitri quanto di più avanzato ci possa essere, però poi quello che conta è la mano umana, la mente umana. E come dicevo, quello fa anche a Piacere, una delle migliori interpretazioni arbitro VAR sia quella della Supercoppa Europea l'ultima, arbitrata da una donna, Stefania Favara, decisa da Rosetti. Questa signora aveva arbitrato finora una sola partita di uomini nella Liga francese, anche se ha un curriculum straordinario in campo femminile, dove ha diretto la finale, no? Se non erro. Lei ha avuto due episodi importanti. Aveva considerato un mare involontario e praticamente immediatamente, mentre l'azione proseguiva, il VAR, forse c'era il turco Shakir, gli ha detto ok. Poi ha dato un rigore, dopo 5 secondi gli è stato detto ok. La gente ne ha caso e lì si è accorta che ci fosse il VAR. C'è stato un rispetto della passione e del sentimento di coloro che seguono il mondo del calcio. Ed è qui che dobbiamo arrivare, non possiamo aspettare 1, 2, 3, 4 minuti per capire se è rigore o meno. Bisogna arrivarci prima. Questa è una delle case più incredibili, Fiorentina-Inter, in questa partita, l'arbitro Valentina Maggio è stato corretto ben 3 volte dal VAR, mi pare che fosse stato lì. Quindi, da rigore alla Fiorentina, siamo al sesto minuto di recupero, l'Inter sta vincendo 3-2. E rimane di D'Ambrosio su un cross di Chiesa e lui conferma la decisione nonostante sia stato richiamato dal VAR. Questo è uno di quei casi in cui il VAR non ha potuto porre rimedio perché l'arbitro, dopo essere stato corretto 3 volte, ha detto no, stavolta decido io.
non vado avanti perché occorre di prendere troppo tempo a chi sta al tavolo. Comunque penso che si siano capiti i pregi e i limiti di questo strumento. Scusa, una domanda. Non credi che questo meccanismo renda gli abiti molto più sicuri? Sì, sì, infatti io ho detto che per molti di loro il bar è diventato come una badante a cui aggrapparsi. Però è necessario che loro debbano dimostrare, forse più di prima, come ti posso dire Massimo, maggiore personalità sul campo. E quando l'errore non è così clamoroso, chi sta al bar deve dire vai avanti, perché sei tu che devi decidere. Se invece quello lì, come dici tu, si comporta da impiegato, sperando come in un consesso massimalista che ci sia qualcuno sopra di sé che decide, beh, questo è un modo assolutamente irrazionale di usare la tecnologia. Ti faccio una domanda velocissima, visto che hai fatto per 21 anni lo stesso programma, che è un piccolo record, vorrei capire come è cambiato pre e post bar, come è cambiato il tuo lavoro la domenica sera. Quando è arrivato in bar, direttore di Radio Rai disse: ma che facciamo? Continuiamo a farlo o no? Io dico: guarda, non voglio difendere il prodotto, perché se non lo faccio posso fare un lavoro più tranquillo il sabato e la domenica, perché veramente c'è una concentrazione non indifferente, soprattutto quando hai tante partite in contemporanea. Ma ci saranno ancora più polemiche, soprattutto nei primi anni di sperimentazione. Ma per chi è nata la moviola alla radio, che detta così sembra proprio un vero e proprio simile, no? Tipo ghiaccio bollente, no? Di Mina. Perché a quei tempi perché il vacca è per le cose, sì, giusto, avrebbe avuto un merito, perché c'erano troppe cose che non andavano. C'era chi spostava la linea di porta, chi magari evitava di mostrare il replay di un episodio di una squadra piuttosto che di un'altra. Ecco, vediamo se noi riusciamo a essere indipendenti. La nostra forza qual è? Che noi vediamo tutte le partite, non ci affidiamo solo ai replay, anzi molte volte ci chiediamo perché non vengono fatti rivedere episodi diciamo così importanti. Invece oggi quello che decide, prima dell'avvento del VAR, quello che decide è il producer. Io faccio rivedere quell'episodio, allora è importante, non lo faccio rivedere, non è importante, ma spesso è sbagliato. Sì, ecco, ne approfitto per fare una domanda a Cadia Serra, perché introduci l'argomento televisione, è sempre più, diciamo, cioè la televisione è sempre più immanente sullo sport e sul calcio, no? Cioè molte, diciamo tranquillamente, serenamente, molte regole cambiano anche perché ce lo chiede la TV, no? E appunto non è un caso l'esempio che fa Filippo, e cioè se come dire, un grande network è proprietario di un grande club, comunque potrà essere accusato più facilmente di condizionare le riprese delle partite, le prime e il resto, e sarà, come dire, un tipo di riserva che ci terremo sempre in testa, no? Cioè anche la televisione non è, diciamo, al di sopra delle parti, no? E oramai siamo arrivati anche a una ha cambiato i nostri comportamenti anche in questo senso, che in TV la partita si vede meglio, è più comoda, si vede, non hai tutte le complicazioni che ci sono allo stadio, parlo soprattutto di calcio. Ecco, come dal vostro punto di vista, voi che state dall'altra parte, come raccontate il calcio? Come lo vedete da lì? Ma intanto secondo me, per quanto ovviamente la televisione richiede una prospettiva diversa, anche lavorare in televisione trovandosi allo stadio o lavorare in televisione trovandosi in studio è una cosa completamente diversa, perché quando devi fare telecronaca o commento di una partita che sei fisicamente allo stadio, tu non solo hai una visione d'insieme, ma hai anche la possibilità di percepire quello che è l'atmosfera della partita, quindi capire veramente se è una partita tranquilla, se gli animi si sono agitati, se a bordo campo la gestione degli allenatori, la gestione
in controllo o fuori controllo, tutta una serie di variabili che ti danno il polso della situazione, che necessariamente sono variabili che tu devi tener conto quando poi devi esprimere delle opinioni, non perché devi essere in parte, ma perché più informazioni tu hai, più ovviamente quello che puoi dire è strutturato. Quando invece devi fare commento o opinioni di una partita e purtroppo sei in studio, negli studi televisivi, e vedi esclusivamente quello che viene visto dall'utente che sta a casa sul divano, e quindi anche tu vedi esclusivamente quella immagine, capite che è molto più complicato lavorare, è molto difficile, serve esperienza, serve mestiere, esperienza anche di chi, avendo giocato, ha ricordi, no? Di come ti ci puoi trovare in quelle situazioni. Perché dico questo? Perché sì, è vero, le televisioni, per venire alla tua domanda, condizionano, l'abbiamo detto prima, il calcio è diventato più business che sport, lo dicono purtroppo anche i dirigenti più famosi che stanno gestendo il calcio italiano, e quindi naturalmente la televisione fa parte del business, non fa parte dello sport, per cui di conseguenza sono tarate su quel livello. Se poi invece io te devo, diciamo così, rispondere a livello personale, dico che il calcio, secondo me, è recarsi allo stadio e vivere l'atmosfera in tutto e per tutto, al di là dei disagi o non disagi, ma la partita che tu puoi apprezzare stando appunto sul campo è, secondo me, molto più appagante e gratificante di un'atmosfera che invece vivi stando comodamente con il telecomando in mano sul divano di casa. Quindi, per concludere, la televisione sta incidendo legata a un business che fatica a essere in positivo in Italia, a differenza di quello che succede fuori da noi, e la televisione piano piano viene anche pensata e strutturata probabilmente diversamente, invece proprio per trovare ulteriore potenziale economico in un ambito che in questi anni forse ha già raggiunto un suo massimo e deve quindi trovare delle forme alternative per sfruttarle sempre di più. E in questo, per esempio, mi riferisco a tutto ciò che è streaming e tutto ciò che può essere fruibile in mobilità. Quindi credo che cambierà molto anche quello che succederà nel calcio nei prossimi 3 o 6 anni. C'è proprio stato il profilo della proposta, perché a oggi siamo abituati a un unico partner che monopolizza il campionato, ma è 2 anni abbondanti che si parla di Lega di Serie A che fa il suo canale per trasmettere le partite e quindi per poi vendere successivamente i diritti del prossimo triennio. Ecco, ci arriviamo o non ci arriviamo, i prossimi mesi ce lo diranno, di sicuro il fatto stesso che si ragioni in questi termini fa capire appunto che a dominare è sempre il business e non lo sport. Certo, lo vedo benissimo, segnalo che altri sport femminili, ora vado a nuova, c'è già questo servizio di streaming diretta delle partite. Chiaro che parlo di calcio maschile, tutto quello che ho detto è di calcio maschile. Sì. Carlo Damasco, ti prepari, vuoi mostrarci? Nel frattempo faccio solo una domanda a Ciccotta, all'allenatore. Il business, però un po' di business serve al calcio femminile? L'effetto mondiale. Quello che qui necessità il calcio femminile era una importante vasta copertura mediatica che oggettivamente è arrivata nell'ultimo anno, nelle ultime stagioni grazie alla copertura che Sky sta offrendo allo spettacolo del calcio femminile. Questo ha portato un triplice effetto: uno, le aziende investono perché c'è una concreta visibilità, quindi con più budget si può accrescere il livello della struttura in generale. Numero due, c'è un numero di followers molto alto e pertanto il calcio femminile acquisisce una visibilità sui media, ma numero tre, cosa più bella, si riempiono gli stadi, perché si ha un effetto contrario del calcio maschile. Se nel calcio maschile si teme che sono comodo in televisione e lo guardo sul divano, per quello che è il nostro fenomeno si sta verificando comunque un fattore opposto, ovvero la gente dice però sono brave, uno spettacolo bello, l'ho apprezzato in televisione, voglio scoprirlo, essendo comunque una novità, anche dal vivo. Per cui sicuramente ha portato una grande miglioria l'avvento di Sky. Grazie. Eccoci qua. Carlo Damasco ci mostra un po' quello,
Ma diciamo è praticamente un po' il nostro modo di usare l'arbitro video in due episodi che sono accaduti 15 giorni fa nella Coppa del Mondo che si sta giocando qui a Tokyo. Uno riguarda del placcaggio pericoloso, quindi potete sentire, sentirete l'auto dell'arbitro, sarà lo sento molto television match officials Brian Hughes, whose voice you might be able to hear. And this will be Ray Lilo's challenge. Hey, you think you want to do that? Well, he's looking at 7 seconds to Ray Lilo. Just breathe again. In questo caso l'arbitro è stato allertato via radio dall'arbitro della Moriona su un sospetto placcaggio pericoloso. E allora lui invita l'arbitro gli invia le immagini e tutti sentono la loro conversazione. Can you see the screen? Yeah. Okay. Let's go. Vedete l'arbitro ha detto, l'arbitro ha detto guardi il video, ti mando le immagini. Is it the fourth play? Yes, yep. It is. Is it the right tackle? Yes, it is. Is there a direct contact? L'arbitro, come vedete, in questo caso fa una serie di domande all'arbitro video, quindi quello che dicevo prima, il processo deve essere ben definito. E gli dice, è un placcaggio pericoloso? E loro dice sì. È un placcaggio intenzionale? Sì. Fa tutta una serie di richieste. There is a direct contact on there. Yeah. Okay, which means it's a red card against the player. What is it? Okay. Yeah. Can you show me again? Vedete, è stato molto discusso perché c'è un disaccordo, perché può capitare un disaccordo tra l'arbitro della Moriola e l'arbitro in campo. E chi vince? L'arbitro sempre il comandante. Ah, la decisione finale, la decisione finale spetta l'arbitro. Mentre nel tennis vince la macchina. Diciamo. La decisione spetta l'arbitro, perché l'arbitro vede lo schema. Il tennis è oggettivo. E il calcio del regno no, l'ha discusso e quindi si può vedete gli rimanda le immagini. Il giocatore responsabile della situazione di solito inizia a spiega la decisione di aver stato fatto. Prego, scusa. 40 minuti. Anche se, no, per questo qua saranno passati 3 minuti, 3 minuti e mezzo, ma il tempo è fermo. Allora, buona scusa. Questa è la cosa. Rapidamente faccio vedere anche l'altro. Time, of course. The Lilo is off the field. There's another tackle that might have gone there. Otsumatsumu is the one who might have come off worse. Yeah, there. He turned himself in. And this did not look pretty. Did not look. It's right in front of us. Very dangerous. He's come off worse. Matsumura, that man is dead.
Sorry, it's a microphone. Contact direct on the other end, yes. But again, 15 red, he's calling now. Then it's a yellow card against two blue. Okay. It's gonna be yellow card. Non è che non è no, questo è un po' il nostro processo di uso tecnologico che facciamo noi nel rugby. Ovviamente non è esclusivamente atto alla meta, ma anche a fattori che influiscono sull'incolumità fisica dei giocatori. Nel rugby è uno sport di contatto, capirete che se c'è un paccaggio legale va tutelato e quindi il TMO, l'arbitro del video, ha potere di entrare in campo tramite chiamata con l'arbitro e a verificare questo. Ci sono delle partite indubbiamente che abbiamo diverse chiamate, però è anche vero che, e questo è molto importante, il giocatore che sa che c'è una moviola che controlla tutto, prima di fare un passaggio pericoloso ci pensa e da lui i rischi sono passati drasticamente, perché non c'è un fallo nel rugby brutale che non venga visto solo dal team del team dei quattro. Ecco che per noi gli infortuni e i falli brutali sono diminuiti grazie al mezzo.